Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Power to the People, un gioco che visto così potrebbe ricordare un City Skyline, ma in realtà è tutt'altro, perché come dice il titolo, come dice quest'icona di questa lampadina al posto della O, gestiremo centrali elettriche. Le gestiremo di vari tipi, tra l'altro ci sono anche tre tutorial abbastanza brevi, ma anche devo dire abbastanza esaustivi, che ci faranno capire che tipo di cose possiamo costruire. Infatti adesso guardando questa power plant riesco a capirne un pochino il funzionamento, tra l'altro anche divertente perché nell'ultimo tutorial due dei nostri istruttori del tutorial si metteranno a litigare perché uno vuole l'energia pulita, allontanarsi dai fossili e l'altro no. Insomma, ci sono diverse modalità di gioco, le sfide settimanali, la sandbox e la main campaign. Vi voglio far vedere un attimino in che cosa consiste il gioco. Si giocheranno in vari continenti, quindi dovremo poi sbloccare le varie location in tutto il mondo. E nella sandbox invece potremo giocare normalmente in una mappa. Voglio provarla giusto per farvi vedere in che cosa consiste il titolo. Ci sono delle possibilità di sbloccare con dei punti influenza che si guadagnano giocando le varie centrali, le varie substations e i vari tipi di stoccaggio dell'energia. Abbiamo possiamo selezionare se il gioco non ha fine, quindi non possiamo perdere, oppure in questo caso sì, si può perdere. E una cosa molto interessante che c'è nella modalità base di gioco, che il tutorial poi vi spiega, la modalità strategica, cioè noi possiamo mettere in pausa solo alla fine del giorno. Quindi quando noi abbiamo un problema lo sappiamo nel resoconto a fine giornata e a quel punto possiamo fixarlo, infatti la costruzione degli edifici sarà istantanea, ma una volta passato quello no. Quindi se noi non ci accorgiamo e lasciamo senza corrente la città perché c'è stato un incendio su una linea, insomma ci sono stati dei problemi, e noi diamo l'ok, cosa succede? Il giorno dopo la gente è senza corrente e ci passiamo tutta la giornata senza poter sistemare, senza poter mettere in pausa, o credo si possa sistemare ma al volo. E sarebbe comunque una corsa contro il tempo, perché se poi lo vedremo in alto a destra, c'è la soddisfazione della città. Se questa soddisfazione scende sotto il 50%, noi perdiamo la partita. Si può mettere la frequenza dei disastri, quindi magari delle tempeste, dei temporali, degli incidenti che possono capitare, la frequenza di eventi casuali, il rateo di crescita della città e la potenza utilizzata. Iniziamo. Allora, qua si vede, siamo a Jakobstad in Finlandia, ci sono delle piogge, insomma ci sono un clima abbastanza avverso. Sei stato assunto come manager della compagnia elettrica locale in Jakobstad area. Per provare a te stesso, insomma, devi provare a tenere, cioè per provare di essere un valido manager, devi tenere per almeno 50 giorni la soddisfazione sopra il 50%, infatti lo vedete qua in alto a destra, i fondi che abbiamo qui, i gradi che abbiamo qua. Bisogna fare attenzione perché qua ovviamente essendo magari sotto zero, le batterie degli accumulatori durerà comunque meno. Ora siamo in pausa e possiamo iniziare a piazzare le nostre prime centrali. Vedete, la città non è alimentata. Bisogna valutare che la città crescerà, e crescerà in che direzione? Se gli mettiamo magari una centrale qui potrebbe crescere più dall'altra parte, ma in realtà poi costruiranno anche a fianco. E come diceva il tutorial, in realtà ci sono due metodi, cioè è consigliabile fare in due modi. Qui vedete un'altura, quindi è possibile magari qui pensare di mettergli un'eolica. Comunque si possono costruire queste, al momento le abbiamo tutte sbloccate, poi all'interno del gioco ne sbloccherete altre. Comunque qua, appena andremo avanti, più andiamo avanti più sblocchiamo dei punti di ricerca, dovremo usare lo staff training per comunque far fare manutenzione ai nostri uomini fino all'aumento dei cavi
dell'energia trasportata dai cavi, perché ogni cavo ha un tot. Ma adesso vi faccio vedere, iniziamo subito con il diesel generator. No, possiamo vedere quello che sarà, adesso non si vede ancora, il trend del consumo della città. E praticamente la domanda è di 8 megawatt. Quindi tecnicamente se andiamo a piazzare una turbina eolica, ma il problema della turbina eolica è che produce solo quando c'è vento, iniziamo con una coal fired plant, 160 megawatt, la costruiamo e ci dà i luoghi in cui è possibile costruirla. In questo caso la mettiamo magari qui. Sì, via. E abbiamo speso anche $200 per sistemare il terreno per poterla piazzare. A questo punto dobbiamo piazzare dei cavi ad alta tensione. I cavi ad alta tensione trasportano, costano anche un botto, e qua, passandoci sopra poi col mouse, ci viene dato lo schema. Quindi praticamente noi possiamo portare... intanto iniziamo a portare la linea... Scusate, ho sbagliato. La portiamo qui. E poi la portiamo... qui, e a questo punto ci dobbiamo piazzare una station, local substation. Praticamente tiene 50 megawatt o 35, dipende poi dalla dimensione. I cavi, al momento i cavi portano fino a 100 megawatt. La stazione ne produce 160. Quindi bisogna fare attenzione, perché ovviamente qualora la città dovesse, mannaggia, è già partito il tempo, mannaggia, non posso mettere in pausa come ho detto, quindi dobbiamo far veloce. Iniziamo una station di questo tipo, dai. Ok. E poi con i cavi a bassa tensione trasportiamo l'energia elettrica in città. Dovrebbe tecnicamente portare... vedete che andiamo a metterla in tutta la città. E andiamo ad alimentarla praticamente tutta. Come dicevo, non possiamo mettere in pausa. Bisogna calcolare che i cavi portano fino a 100. La centrale produce 160, quindi se la città arriverà un domani a richiederne di più, di 100, i cavi inizieranno a bruciare. Quindi dovremo creare più linee. A parte che i cavi trasportano 50, questa trasporta tiene al massimo 50. Quindi in teoria questi cavi potrebbero alimentarne due, e due su due linee diverse dovremmo risolvere il problema. Tuttavia, questo è il riassunto della fine della giornata. Infatti qua ci viene detto, è molto freddo, le linee elettriche potrebbero soffrire il carico, insomma per il ghiaccio potrebbe dare problemi. Quindi abbiamo in questo caso aumentato soddisfazione 100, abbiamo 214 megawatt di richiesta, ne abbiamo venduta 44, abbiamo perso tempo. Cavoli, ne chiedono così tanta? Questo è il trend? No, il trend della domanda. Il trend sarà più o meno nelle prossime 12 ore sui 15 megawatt, ok? Niente, non ci sono problemi qui. Quindi qui possiamo fare il play, ma qua in realtà possiamo fare dei lavori, quindi pensare a cosa fare. C'è qualcuno che è ancora senza energia elettrica, perché? 160, ok, no, vediamo se possiamo spendere dei punti di ricerca, no. Il prossimo punto tra 24 ore, quindi potremo prendere questo. Perché la cosa interessante per cui dobbiamo muoverci è che la centrale la possiamo configurare e dirgli automaticamente attivati a quest'ora, disattivati a quest'ora. Soprattutto ci sarà un ciclo di manutenzione, e quindi in questo ciclo di manutenzione la centrale viene spenta e l'energia, se non è accumulata da qualche parte, diciamo che la città resta senza corrente, quindi bisogna fare attenzione. E ogni centrale ha poi ovviamente i costi fissi, e tra l'altro tra 10 giorni ci sarà la manutenzione. Comunque, la cosa che io farei è un accumulatore subito. Ioni di litio, sì. Sì, la piazziamo qui, che comunque sarà
Ma mettiamo magari qui. Non so, ipotizziamo, io adesso improvviso, sempre ad alta tensione. Dobbiamo farla in due giri. Ok. E poi la facciamo uscire magari così. E la facciamo andare su. No, la facciamo. La ricolleghiamo in città. Come è giusto che sia. Tra l'altro dice qui che ci sono anche delle zone ancora non coperte, quindi io andrò a coprire praticamente tutte le strade. Anche qua non dovrebbe essere coperta, quindi la colleghiamo. E dice che qui non ci sono. Boh, portiamole anche qui, ma. No, adesso dovrebbe essere tutta coperta. Abbiamo speso una barca di soldi, quindi premiamo N e ricominciamo. Ok, adesso abbiamo l'accumulo, appunto in questi accumulatori. Qua la centrale produce, la città richiede, e tra l'altro ci è stato detto anche, adesso non ricordo in quanto tempo, in 4 giorni la città verrà nuovamente aumentata di dimensioni, quindi si espanderà. Guardate intanto che bella la piazza principale del paese. È notte, quindi la città non ha molta richiesta in questo momento, anche se la centrale sta utilizzando comunque una buona percentuale di energia, perché probabilmente sta alimentando le batterie. Una volta che arriveranno alla capacità massima, tipo adesso, infatti è calata. È molto interessante come cosa. E vediamo un attimo, qua si può fare. No, non ancora. Sì, qua ci sono tutti gli overlay che si possono attivare. Ok, praticamente quello che ci viene detto è che i cavi con poco carico elettrico potrebbero subire appunto dei ghiacciamenti, quindi bisogna fare attenzione a questo. Comunque, siamo nella prima giornata, sta andando bene, il trend adesso sta andando verso i 20 MW, ma in realtà non è un gran problema. Qua la corrente è massima, quindi non arriva più corrente. Infatti, il problema potrebbe essere che se questi cavi qui non. Mannaggia, ma posso costruire anche. Sì. Eh sì, non portano corrente sti cavi, perché non ce n'è bisogno. Si sono ghiacciati. È il problema di giocare in questa parte del mondo, poi ce ne saranno anche altri. Poi il bello del gioco è che ci dice che. Ah, qua c'è tutto il mondo. Ma parte del mondo ci viene detto se tu credi nel nucleare fai il nucleare, insomma, quindi vabbè. Intanto stiamo andando verso la fine della seconda giornata ormai di quando stiamo giocando. Volevo vedere l'espansione della città che avverrà in 3 giorni. C'è 1 grado ora. Spero non ghiaccino davvero, anche se corrente qua ne passa poca, ma comunque quando andrà la centrale manutenzione. Ah, 9 giorni, la voglia. Possiamo forzare la manutenzione immediatamente. Sarai in grado di aggiornare la power meter a livello 2 quando avrai 20 punti influenza. Sì, tra poco finisce la giornata. Possiamo andare velocemente alla fine della giornata e vedere. Un po' una sorta di gioco a turni, anche se vogliamo. Allora, abbiamo fatto un profitto di 685, che non è tantissimo. Abbiamo rifornito tutta la richiesta di energia di tutta la città. La soddisfazione è buona, ma non buonissima, nel senso che abbiamo fatto 88, quindi. Ragioniamo un attimo su quello che potrebbero essere i problemi. Bah, al momento io grossi problemi non ne vedo, tuttavia andiamo a fare la ricerca. Allora, quello che possiamo ricercare al momento, ma non è una cosa che secondo me ci riguarda molto, il fatto questo, se lo prendiamo, facciamo la manutenzione nella metà del tempo. Tuttavia, qua ci sono i trasformatori più importanti. Possono operare al massimo della capacità per un tempo maggiore prima di esplodere, e prendo questo. Così posso andare a prendere questo che mi interessa molto, che è la possibilità di aumentare la capacità dei cavi. Quindi
Comunque, in sintesi, si potrebbe adesso anche assistere magari in tempo reale a qualche disastro, ma al momento più altro da fare non ne abbiamo, nel senso che siamo abbastanza in bolletta, nel senso che stiamo guadagnando veramente poco. E tanto sta cambiando anche il picco, vedete, poi il picco varia in base alla giornata, in pratica c'è le ore più, magari in cui è richiesta più luce, e dovrebbe andare comunque così. Acceleriamo il tempo, infatti vedete che adesso cala, durante il giorno cala, la richiesta è più alta forse di notte. No, adesso, il picco sta arrivando adesso. Durante il giorno, giustamente, no, di notte ok, è buio, ma in realtà dormono tutti. E niente, non vedo altri problemi, qua sta andando tutto piuttosto bene, quindi possiamo accelerare il tempo. Il gioco non è male, esce proprio il giorno in cui sto registrando, quindi non so dirvi neanche il prezzo. Abbiamo prodotto più di ieri, infatti no, abbiamo guadagnato comunque anche di più, perché non abbiamo, probabilmente non tiene conto delle spese che abbiamo avuto. Non ci sono interventi da fare, credo. Vedo che è tutto a posto. No, c'è un qualcosa qua che è senza corrente, probabilmente perché è una nuova via. Quindi sistemiamo con 1200 di spesa anche la corrente al nuovo edificio. Tra l'altro dovrebbe aumentare la città in 32 ore. Ok, perfetto, iniziamo. Allora abbiamo guadagnato un punto di ricerca. Andiamo avanti, N di nuovo, accelero il tempo giusto per esigenze di video, perché poi la città diventerà più grande e sarà senz'altro più interessante. Ora abbiamo finito il secondo giorno, abbiamo guadagnato ancora abbastanza bene, ma non benissimo, insomma, la soddisfazione è aumentata dell'1% rispetto a 2 giorni fa, perché ieri non l'ho guardata. Non ci sono problemi, ma bisogna tenere conto di un'altra cosa adesso, la città aumenterà tra 8 ore. Quindi tecnicamente dovremmo essere pronti. Però vediamo, abbiamo 2 punti, possiamo fare lo staff training oppure tenere i punti a domani e aumentare l'efficienza. No, prendo questo, ma che non si sa mai. La pannella della ricerca ve la faccio vedere, che ma dovrebbe essere, eccolo qua. Diventa abbastanza avanzato. Poi tra l'altro il gioco adesso io non so se non dovrebbe essere in early access a quanto visto. Comunque, iniziamo. 8 ore. 8 ore all'aumento della città e vedremo quanto cambierà. 7 ore. Vabbè, mando avanti veloce perché. Ok. Ah, si è. Qua diventa tosta la cosa. Abbiamo guadagnato di più. Adesso bisogna fare attenzione perché abbiamo un'altra città che si è espansa e diventeranno sempre di più. Quindi a questo punto noi non abbiamo soldi per poter costruire un'altra centrale. Dobbiamo farci andare bene questa. Ma Assinen, vediamo un attimo. 4,2 MW e qua ne chiede 13. No, dovremmo tecnicamente farcela. Quindi a questo punto, allora, bisogna studiare bene le linee, nel senso che qua potremmo usare questa linea secondaria. Che praticamente usa le batterie. Che non vengono usate comunque dall'altra città per alimentare questa città. Tecnicamente andremo in realtà neanche a scaricare le batterie perché la corrente arriva, ricarica, intanto esce e qua ricarica mentre esce. Quindi, teoria, vediamo se funziona. Sì, le luci vanno. I cavi qui portano corrente, quella che serve, quella giusta. Ma in realtà credo che stia facendo un giro strano la corrente, perché la corrente, mentre qua in teoria è studiato per uscire e andare su, in realtà sta arrivando in città e poi sta girando e tornando indietro.
Quindi dovrebbe essere tutto ancora connesso a questa linea qui, fatta male, dovrò fissare poi perché non va bene. Però intanto stiamo alimentando anche la seconda città, quindi tecnicamente adesso facciamo passare il giorno e vediamo. Stoppa, stoppa, stoppa. È successo un guasto, quindi ripariamo 500. È esploso perché? Perché trasportava troppa corrente, immagino. Eh sì, siamo over. Siamo a rischio. Perché la città ne chiede troppa e praticamente sta trasportando la. Eh sì, dobbiamo eliminare questa linea qui. Ok. Adesso riparate. Mentre invece adesso ci studiamo qualcosa perché la città sotto è senza corrente, ma. Ah, ma sono un bambo perché dovrei uscire da qui. Ho cannato. Cioè, praticamente sono entrato nell'accumulatore, ma in realtà devo uscire, devo convertire l'energia. Adesso. Adesso è giusto. Ok. Se io pago per distruggere. Ma in sintesi poi dovremo rivedere perché questa batteria qui. Boh, scusate, 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 ma. Scusate, sistemo subito, Scusate. Sono una cavolata io. Mamma mia, 59, siamo a rischio. Abbiamo. Perché comunque è una cosa grave lasciare una città senza elettricità. Comunque. Intanto. Bene. Ce l'hai. Ah no, ok. Possiamo. Via. Siamo a rischio. Facciamo l'ultima giornata, ma qua c'è qualcosa che non va. Questi non sono felici. E adesso c'è poco picco. Vediamo se sarà in grado di reggere il picco della. E la città aumenterà tra 9 giorni. È un po' come un tower defense con le ondate, insomma, però qua tra 9 giorni. Tra quanti giorni invece faremo manutenzione? 5 giorni, vabbè, quello la staccano per diverse ore. Possiamo anche decidere di fare come la natura umana ci insegna a saltare il ciclo di manutenzione. Adesso vorrei farlo subito, ma perderei la partita. In pratica io dovrei, credo, collegare questo a questo. No, dovrei fare una cosa di questo tipo, portare l'energia da qui a qui. In caso di emergenza. Perché? Perché se io adesso decido di mandare subito in manutenzione la centrale, starà giù 4 ore. In questo caso. Vedete, la centrale è in manutenzione per 4 ore, ma noi stiamo alimentando le due città con gli accumulatori, usando questa, che tra l'altro spero a breve torni a funzionare, perché stiamo finendo anche la. Quanto manca? 93%, dai, 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 dai. Ok. Bene, dovremmo teoricamente aver finito la manutenzione. Pian piano sta raggiungendo la sua efficienza massima. Pian piano dovremmo anche ricominciare ad alimentare le batterie. Ok, abbiamo visto più o meno tutto quello che ho imparato nel corso del tutorial. È andata bene, abbiamo guadagnato 5.000. Abbiamo 20.000, siamo tornati in pari, abbiamo rialzato anche il livello di soddisfazione. Ovviamente, bisognerà pensare anche al futuro, farci magari qualche fotovoltaico o qualche biomass plant. Non lo so, vedremo, vedremo un attimo. E non so poi che cosa potrebbe succedere a livello di eventi. Senz'altro un gioco fatto bene, abbastanza originale. Non so se magari poi andando avanti a lungo termine possa diventare noioso, però essendoci diverse campagne in diverse parti del mondo con diversi climi, è un bel livello di sfida. Vi chiedo ora di farmi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo Power to the People. Alla prossima, ragazzi!
Ciao ciao.